Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Xvix Fotocure ASA ultimo aggiornamento. 8 agosto 2022. Cos'è Xvix? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Xvix durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Xvix? Xvix è un farmaco a base del principio attivo esaminolevulinato cloridrato, appartenente alla categoria degli diagnostici e nello specifico altri diagnostici. È commercializzato in Italia dall'azienda Fotocure ASA. Xvix può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Xvix 85 mg 1 fl. Polvere 10 ml più 1 siringa pre-riempita solvente S/DISP. Mini Spike 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fotocure ASA. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe: H. Principio attivo: esaminolevulinato cloridrato. Gruppo terapeutico: diagnostici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazione medicinale solo per uso diagnostico. La cistoscopia a fluorescenza con luce blu di Xvix è indicata in aggiunta alla cistoscopia standard a luce bianca per contribuire alla diagnosi e alla gestione del tumore alla vescica in pazienti con tumore alla vescica noto o con elevato sospetto. Vedere paragrafo 5.1. Posologia: la cistoscopia con Xvix deve essere eseguita solo da professionisti sanitari specificamente esperti nell'esecuzione della cistoscopia con Xvix. La vescica deve essere svuotata prima dell'instillazione. Posologia adulti, compresi gli anziani. 50 ml di soluzione ricostituita contenente 8 mol/L, vedere paragrafo 6.6, vengono instillati in vescica attraverso un catetere. Il paziente deve trattenere il liquido per 60 minuti circa. L'esame cistoscopico con luce blu deve iniziare entro 60 minuti circa dallo svuotamento della vescica. L'esame cistoscopico non deve essere eseguito dopo più di 3 ore dall'instillazione di Xvix nella vescica. Se il paziente ha trattenuto Xvix nella vescica per un tempo considerevolmente inferiore ad 1 ora, l'esame deve comunque iniziare non prima che siano trascorsi 60 minuti. Non è stato identificato un tempo di ritenzione minimo che renda la procedura non utile per ottenere informazioni. Per una visualizzazione ottimale è raccomandato esaminare e mappare l'intera vescica con luce bianca e luce blu prima di intraprendere qualsiasi procedura chirurgica. Di norma, i campioni bioptici di tutte le lesioni mappate devono essere prelevati durante l'esame a luce bianca e la completa resezione deve essere verificata passando con luce blu. Devono essere usati solo strumenti cistoscopici con marcatura CE, dotati dei filtri necessari per permettere l'esecuzione sia della cistoscopia standard a luce bianca che della cistoscopia a fluorescenza con luce blu, lunghezza d'onda 380-450 nm. Le dosi di luce utilizzate nel corso della cistoscopia possono variare. Le dosi tipiche di luce totale, luce blu e luce bianca, sono comprese tra 180 e 360 e lunga, con un'intensità di 0,25 mW/cm². Bambini e adolescenti. Non vi sono esperienze di trattamento con Xvix in pazienti al di sotto dei 18 anni. Metodo di somministrazione: prestare attenzione prima di maneggiare o somministrare il prodotto medicinale. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: deve essere sempre considerata la possibilità che si verifichino reazioni di ipersensibilità, incluse reazioni anafilattiche/anafilattoidi gravi, vedi paragrafo 4.8. Devono essere prontamente disponibili adeguate attrezzature per il trattamento d'emergenza. L'esaminolevulinato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono stati eseguiti studi di interazione specifici con esaminolevulinato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Assumere Xvix durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Xvix durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non ci sono o ci sono dati limitati sull'uso dell'esamino levulinato in donne in gravidanza. Studi sugli animali non indicano alcun effetto nocivo diretto o indiretto relativamente alla tossicità riproduttiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. La maggior parte degli eventi avversi segnalati hanno avuto carattere transitorio e intensità lieve o moderata. Le reazioni avverse più frequentemente segnalate negli studi clinici sono state gli spasmi vescicali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Non sono stati segnalati eventi avversi a fronte di tempi prolungati di instillazione superiori a 180 minuti, 3 volte il tempo raccomandato per l'instillazione, in un caso pari a 343 minuti. Non sono stati riscontrati eventi avversi negli studi di determinazione della dose dove è stata usata una concentrazione di esamino levulinato doppia rispetto a quella raccomandata. Non vi sono esperienze con gradi di intensità di luce superiori a quelli raccomandati o di esposizione prolungata alla luce. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Altri diagnostici, codice ATC, V04CX06 meccanismo d'azione. Dopo l'instillazione intravescicale di esamino levulinato, si verifica un accumulo di porfirine nelle lesioni della parete vescicale, a livello intracellulare. Le porfirine, proprietà farmacocinetiche. Gli studi autoradiografici in vivo condotti su ratti in seguito a somministrazione intravescicale hanno evidenziato la presenza di elevate concentrazioni di esamino levulinato nella parete vescicale. Dopo l'instillazione intravescicale di esamino levulinato, dati preclinici di sicurezza. Gli studi su ratti e cani non hanno evidenziato rischi di tossicità sistemica. Sono stati eseguiti studi sulla tolleranza endovescicale a 7 giorni, senza esposizione alla luce, su ratti e elenco degli eccipienti polvere. Nessuno solvente. Disodio fosfato di idrato potassio di idrogeno fosfato sodio cloruro acido cloridrico sodio idrossido acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.